Siamo col senatore Gianluigi Paragone che oggi ha presentato il suo movimento. No, sarà un partito. Un partito. Allora, un partito Italexit. Allora, ci spiega come nasce questo partito, in quale famiglia si pone e soprattutto che cosa pensa di quello che sta succedendo nell'ex, quello che è il suo ex partito. Allora, Nuova Europa per l'Italia è il nome del partito, Italexit è la suggestione che ormai è diventata una suggestione comune e che se io fossi l'Europa comincerei a prendere sul serio, perché altrimenti incorrerebbe nel rischio di una arroganza assoluta. E penso che di questo partito ce ne sia bisogno, non fosse altro perché è l'unico partito, è l'unica forza politica la cui offerta e la cui proposta è quella di uscire dall'Unione Europea. È un modo per dire agli italiani potete votare una specie di referendum che non è per via referendaria ma per via elettorale e dire la propria, fare il tagliando su questa Unione Europea che era stata venduta come il più grande sogno e che secondo me, magari secondo anche altri, non è quel sogno che c'era stato venduto. Io penso che l'Unione Europea sia dentro un peccato originale, che è quello di partire da un concetto tecnocratico, neoliberista, e dimenticare il valore del popolo, il valore del demos. E io penso che quindi sarà proprio quel demos, quel popolo, a dare la spallata decisiva contro l'Unione Europea, perché al di là delle crisi, al di là degli elementi statistici, dentro quel dramma del meno 12% del PIL c'è la disoccupazione, c'è l'indebitamento, c'è l'ammaloramento dell'economia reale, e prima o poi esce. Sì. Senta, lei oggi ha fatto questa conferenza stampa all'indomani del trionfo di Conte. Diciamo, mentre tutti applaudono Conte, lei va nella linea, nella strada opposta, nella direzione opposta. Questo porta voti? Ma trionfo lo dovranno decidere i cittadini, non un titolo di giornale. I cittadini alla fine dell'anno ci diranno se è stato un trionfo o un tonfo. Ai cittadini non frega un tubo di quello che è il recovery fund se non scarica a terra immediatamente i soldi. Ai cittadini interessa sapere se quei soldi di cui tanto si parla, tanti soldi, la montagna di soldi di cui tanto si parla, arrivano immediatamente nelle disponibilità dei cittadini. Perché io vi informo che magari qualche famiglia italiana ha un parente, un figlio, un cugino, un qualcuno che magari è emigrato a Londra. Io sono stato a Londra e a Londra gli italiani con cui ho parlato mi hanno raccontato che immediatamente con il virus, con l'allarme del virus e quindi la cassa integrazione, loro hanno ricevuto dei soldi direttamente accreditati sui loro conti correnti. Cioè questa è la differenza macroscopica. La gente vuole sapere se quei soldi mi arrivano subito, se mi vengono accreditati. Finora in Italia è stata una gincana, per qualcuno la gincana è arrivata a compimento, per molti altri la gincana non è arrivata a compimento e quei soldi non sono mai arrivati. Aspetta, questo successo di Conte, che poi vedremo se sarà confermato come dice lei, finisce anche nel dividendo del politico del Movimento 5 Stelle e di Di Maio oppure no? E volevo sapere, insomma, quando ha saputo che Di Maio aveva incontrato Draghi, che cosa ha pensato? Ognuno, ormai il Movimento 5 Stelle è diventato un partito allineato come tutti gli altri, quindi che incontri Draghi, che incontri la famiglia Benetton attraverso i suoi intermediari, che incontri i banchieri, voglio dire, è l'ultimo dei problemi del sottoscritto. Non mi stupisce neanche più di nulla il movimento, quindi non lo so che cosa vogliano fare e ripeto, non mi interessa. A me interessa sapere come le famiglie usciranno dalla crisi, ma io non mi capacito nel non avvertire la sensibilità di pezzi di giornalismo, pezzi di classe dirigente, nel non capire che fra un po' le famiglie quando andranno in banco, andranno al bancomat, non riceveranno dalla macchinetta del bancomat dei soldi, ma quella macchinetta si mangerà la tessera magnetica, perché quel momento vuol dire che tu non hai disponibilità sul conto corrente e ti credo, se non hai un guadagno da qualche parte il conto corrente non è che non si riempie per grazia ricevuta, a meno che lo Stato, il governo, non accrediti direttamente, ma questo in Italia non accade. L'ultima cosa,
quanto regge questa situazione al Senato? Ieri sono usciti 3 senatori da Forza Italia, lei oggi ha fondato questo partito, vota lei lo scostamento di bilancio? No, perché è inutile fare votare uno scostamento di bilancio che lo portano a spasso. Hanno detto che hanno... hanno detto che hanno una montagna di soldi, hanno detto che hanno tutto sotto controllo. E poi a cosa serve questo scostamento di bilancio? Se mi dicono che lo scostamento di bilancio serve ed è funzionale per abbassare le tasse sul lavoro, per accreditare direttamente a coloro che ancora non hanno ricevuto nulla dei soldi, per aiutare le partite IVA e non andare in televisione a dire che le partite IVA non sono conciate peggio degli altri, o quell'altra che è andata a dire ai ristoratori che se hanno un'idea vincente possono aprire un nuovo business. Finanziato da chi? Dalle banche? Quando un ristoratore chiude vuol dire che è già in crisi con la banca, e una banca darà fiducia a una nuova idea vincente di un ristoratore che chiude perché è in sofferenza. Ragazzi, vuol dire non aver capito un tubo. Quindi se lo scostamento di bilancio prevede una specie di helicopter money, lo voto, ma se deve essere un altro giro a spasso sulla giostra dei monopattini del Conte, lasciamo perdere. Il Senato quanto regge? Se non regge il Senato vuol dire che viene giù tutto, ma io penso che la legislatura andrà a consumarsi fino alla sua scadenza naturale. Grazie Gianluigi Paragone, in bocca al lupo. Viva il lupo.